Noi siamo in compagnia di Marta Garnier, vice moderadora della Mesa Valdense, quindi dell'Iglesia Valdense del Rio della Plata, il ramo sudamericano della Chiesa Valdese, sempre con grande piacere che noi ospitiamo le nostre sorelle e i nostri fratelli dal Sud America. E per prima cosa, oltre ovviamente a salutarla, le chiedo se questo appunto è il suo primo sinodo e se sì, anche se siamo a inizio lavori, quali sono le sue sensazioni? Sì, è il mio primo sinodo che sto in... Sì, questo effettivamente è il mio primo sinodo. Io ho delle radici qui in Italia e devo dire la verità, mi sono trovata a casa, mi sento a casa e ho ricevuto un'accoglienza molto, molto calorosa, ho trovato molte persone davvero accoglienti. Queste sono le prime sensazioni, le prime emozioni che ho. Stamattina nel suo intervento lei ha fatto riferimento a quelle che sono le sfide e le difficoltà comuni fra i due rami della Chiesa. Ecco, magari ne parliamo un po' ora in compagnia. Sì, una delle difficoltà che compartì oggi... Sì, la difficoltà principale che abbiamo incontrato in questi anni è stata la mancanza di vocazioni pastorali e per questo motivo con la Mesa Valdense e la Commissione Ministeri abbiamo creato un percorso di formazione che ha raccolto una sessantina di persone, membri laici delle nostre chiese, per una formazione teologica e non solamente teologica, di comunità, per essere delle persone che si prendono carico e che conducono e che guidano le comunità che in questo momento non hanno un pastore o una pastora fissi. Sempre nel suo intervento di questa mattina ha parlato di interscambio fra pastori, interscambio pastorale, interscambio fra giovani. Anche qua magari approfondiamo un po' il discorso su quali basi voi lo state costruendo. Sì, la mesa anterior tenía un proyecto sobre intercambios pastorales. Sì, la mesa precedente aveva creato questo progetto che noi abbiamo ripreso, è stato interrotto a causa della pandemia, ma ora lo stiamo riprendendo. Si tratta di scambi pastorali principalmente, in cui in questo momento abbiamo Enrico Benedetto che svolgerà un periodo nel Rio della Plata. Si tratta appunto di scambi tra l'area rioplatense e l'area italiana, quindi pastori e pastore che verranno accolti e viaggeranno, verranno accolti nell'altra zona e a fianco a questo abbiamo anche un grosso interesse per uno scambio giovanile e quindi i giovani che si stanno preparando proprio in questi mesi abbiamo finito i vari accordi, i vari progetti perché i giovani rioplatensi possano venire in Italia e viceversa. Poi come ultima domanda le chiederei questo, dopo la chiusura dell'ISEDET, quindi dell'Istituto Universitario Superiore per Studi Teologici Latinoamericani, da alcuni anni operativa la RET, che si occupa soprattutto con corsi online di ovviamente una formazione teologica e pastorale. Le chiedo se e come, in quale maniera possono parlare la Chiesa con l'Università e se si possono trovare dinamiche e modalità per forse convertire qualche studioso in futuro diacono, futuro pastore. Sì, la Iglesia Valdense, propriamente dicha del Rio della Plata, elaborò un progetto di 3 anni di capacità. Ci sono 2 percorsi paralleli, uno è quello strettamente legato e organizzato dalla Chiesa Valdese nel Rio della Plata, che si chiama Sforzati nella Grazia, che ha creato una sessantina di persone che si sono diplomate in questo percorso di formazione appunto ai ministeri all'interno della Chiesa. E un altro percorso è quello invece più comunitario, più condiviso con le altre chiese che facevano, alcune delle quali facevano parte dell'ISEDET, che è quello di rete, cioè una rete di educazione teologica. A questa seconda formazione, che si tiene principalmente online, partecipano tutte le persone interessate, ci sono anche persone esterne alla Chiesa, pensionati che seguono questo tipo di formazione. La sfida forse è quella di far incontrare queste due formazioni perché la prima possa dare un apporto anche di partecipazione alla seconda.
Noi abbiamo concluso, come dicevo in apertura, molto calore e affetto alle nostre sorelle e fratelli del Rio della Plata, per cui io ringrazio moltissimo Marta Garnier di essere stata con noi, la saluto e le auguro un buon sinodo. Muchas gracias a ustedes. Grazie molto a tutti voi per questa apertura e per il vostro calore.